oggi si parla di malattie infiammatorie croniche a questo convegno, ma ci sono dei risvolti anche dal punto di vista dell'istruzione, perché è stato annunciato un DDL che introdurrebbe l'educazione sanitaria nelle scuole, quindi insegnare anche ai ragazzi. È importante anche dal punto di vista, diciamo, culturale questa cosa? Assolutamente, il senatore Sileri ha annunciato appunto la presentazione del DDL. Io credo che la politica, se vuoi fare un cambio di passo, uno dei compiti che può avere sia quello di iniziare un'educazione sanitaria, un'educazione civica in generale, e l'educazione sanitaria è parte dell'educazione civica, anche nelle scuole, anche in maniera semplice, anche magari parlando di igiene, parlando di piccole precauzioni che proprio fin da bambini si può avere per evitare piccoli grandi problemi. È vero quello che si dice, cioè che c'è il rischio, io sono un grande estimatore della rete e credo che la rete abbia dato grandi possibilità a tutti i cittadini di questo paese, di tutto il mondo, bambini, adolescenti, adulti, anziani. Naturalmente non bisogna confondere l'educazione scientifica con quello che si può apprendere in rete. L'idea quindi di fare educazione sanitaria fin negli anni delle scuole, c'era l'esempio di un campione che sta convivendo con questo problema e che magari è un bellissimo esempio, il fatto che con malattie anche pesanti si possa convivere e continuare le proprie attività, che siano quelle sportive, quelle familiari, quelle qualunque attività umana, che si cerchi di evitare di avere la vita pesantemente rovinata dalle patologie, è una cosa importante. Educare nelle scuole, anche negli atenei, a una conoscenza maggiore di quello che è il sistema sanitario nazionale e di quelli che possono essere anche i doveri o i piccoli accorgimenti da parte di ciascuno di noi per avere una vita migliore e per evitare di incappare o in malattie o in finte cure. A me preoccupa, molti si preoccupano di certe dicerie che ci sono su internet, quelle credo che una persona razionale sappia distinguere le bufale dalla realtà. Quello che invece mi preoccupa è che ho saputo che per esempio si vendono farmaci su internet e spesso non sono veri farmaci. Magari ecco, spiegare nelle scuole che per i farmaci è bene andare in una farmacia no? Anziché comprarli online, magari sperando in uno sconto, come dire, è una delle tantissime cose che si può fare, quindi io vedo favorevolmente l'iniziativa del senatore Sileri. Sì, tra l'altro si parla di portare campioni come Simone Sabbioni, nuotatore Simone Sabbioni, nelle scuole direttamente a raccontare la loro esperienza. Anche questa può essere un'idea, diciamo, vincente. Secondo me tutte le iniziative che contemplano quella che io definirei un'educazione complementare. A scuola non si studia soltanto, non si deve pensare alla scuola come un posto dove si va per prendere 7, 8, per prendere un buon voto, per essere promossi. Si va per imparare a vivere, non soltanto per imparare delle nozioni. Quindi l'incontro con un campione di nuoto che vive con una malattia problematica, ma come dire, può dare il buon esempio e spiegare come si può continuare la sua attività, secondo me è estremamente educativo e mi auguro che in generale questo tipo di attività complementari appunto ai programmi scolastici possa avere più spazio in futuro. La scuola, gli atenei si evolvono, come si evolve tutto, no? Fino a qualche anno fa noi non avevamo questo oggetto in mano per prenotare, non so, i treni per andare al cinema o per scrivere alla nostra fidanzata. Oggi sì, allo stesso modo come si evolve il mondo si può evolvere in maniera positiva, si può arricchire, ecco, l'offerta scolastica anche con iniziative del genere. Io personalmente ne sono convinto, anche se è un'opinione assolutamente personale.